una folla di tanti amici e gente del mondo del pallone regionale si è data appuntamento al cimitero di Trento per dare l'ultimo saluto a Günther Mayer. Il 60enne meranese, ex storico portiere del Calcio Trento, è morto lunedì scorso dopo diversi giorni di agonia, punto da uno sciame di vespe sull'altopiano di Pinè. Conosciuto in tutta la regione per il suo trascorso da calciatore, aveva difeso la porta di molte squadre di calcio del nostro territorio, oltre ad una parte importante di carriera come estremo difensore di club come Salernitana, Teramo e Martina Franca. I funerali sono stati celebrati da due preti trentini vicini da sempre al mondo dello sport, come Don Franco Torresani e Don Daniele Laghi. Günther Mayer lascia la moglie Aurora e i due figli Mirko e Michael, attorno ai quali oggi si sono stretti i familiari e tutto il mondo del pallone, come si diceva, del Trentino Alto Adige.